Eccola qui, finalmente la mia invenzione. Con questo milkshake mi impossesserò del mondo. Però solo questo non bastava. Dovevo creare qualcosa collegato a lui. Per questo ho dato vita anche a Green Ace. Non vedo l'ora che cresca e che uscirà fuori dall'incubatrice. Quella laggiù è la città perfetta in cui venderò la mia nuova creazione. Devo subito andare a portare questi volantini alla città di Brookhaven. Ah, è proprio una bella giornata. Ma quale bella giornata, fa caldissimo. Ci vorrebbe proprio un bel gelato. E dai, dici sempre che fa caldissimo. Sei sempre a lamentarti. Uffa ragazzi, mi prende sempre in giro. Per far sentire caldo anche al polletto mettete like fra 3, 2, 1... Oh no, fa caldissimo. Ehi, ma andiamo a prendere un bel gelato. Ho visto che c'è un nuovo venditore di milkshake nella zona. Eh sì, sta distribuendo i volantini. Io l'ho preso. L'hai preso? Davvero, fammi vedere. Il milkshake di Grimace. Non è che mi ispira tanto, eh. Volete un milkshake gratis? Dai, prendilo. Polletto, è gratis. Ne andiamo a prendere uno? Va bene, ma sbrighiamoci. Tra poco dobbiamo entrare a scuola e non possiamo fare tardi. Tiu! Bambini di Brookhaven City, è arrivato il nuovo milkshake Grimace Shake. Avvicinatevi con fiducia. Per il primo giorno, milkshake gratis. Dove andate, sfigati? Andiamo a prendere il gelato, che cosa vuoi? Babbi, toglietevi di mezzo. Io salto la fila. Sempre il solito, quanto è odioso. Ehi, ciao, anche tu qui? Sì, non vedo l'ora di assaggiare il nuovo milkshake. Ne parlano tutti in città. Oh sì, anche noi non vediamo l'ora. Ah, buono questo milkshake. Ciao ciao perdenti. L'ho preso prima io. Bolletta, andiamo, è il nostro turno. Sai, Bolletto, che questo tizio è un po' inquietante? Ma no, Bolletta, è solo un po' strambo. Chissà che cosa c'è dentro. Anche a me. Ok, ciao, noi ci vediamo a scuola. Ciao. Bolletta, ma lo sai, questo milkshake è davvero buono. È vero, è buonissimo. Ma Bolletto, perché la scuola è vuota? Hai ragione, non è che siamo arrivati tardi. E poi cos'è tutta questa nebbia comparsa tutta di un botto? Hai ragione Bolletta, io direi di tornare a casa. Sento che c'è qualcosa di strano. Fammi avere notizie, ok? Qua mi sembra tutto molto strano. Va bene Bolletta, ma certo, ti chiamerò subito. Mamma, papà, cosa? Ah! Papà, papà! Oh no, questa era la Bolletta, la devo subito chiamare! Pronto? Bolletta, ho trovato i miei genitori stesi per terra, tutti e due con il Green Ace in mano. Anche mio padre, Bolletto, è qui per terra. Questa cosa è molto molto inquietante, dobbiamo andare a fondo. Bolletto, mi sto cagando addosso, posso venire da te? Sì, certo, vieni subito, io sto andando di sopra a fare alcune ricerche. Eccomi, Bolletto. Bolletta, ho fatto delle ricerche, vieni subito a leggere. Green Ace Shake, trovato ragazzo morto nella città di Berry Avenue. Si pensa che il mostro di Grimace possa sentire l'odore di chi ha bevuto il milkshake, e chiunque sopravviva al milkshake avvelenato non potrà poi sopravvivere a Grimace, perché lui lo andrà a prendere alle 3 di notte. Quindi stanotte verrà a prenderci? Ma no, per me sono solo fake news. Ma cosa dici? Guarda che cosa ho trovato! Guarda questo video di YouTube! No, no, ti prego, no! Ti prego, non farlo! Non farlo! Oh mio Dio, ma è terribile! Lo avevo detto che dietro quell'uomo c'era qualcosa di inquietante! E ora che facciamo, Bolletto? Non lo so, ma dobbiamo subito chiamare tutti quelli che stamattina hanno preso il milkshake insieme a noi e li dobbiamo avvertire. Giuliano non risponde. E neanche il bullo. Bolletto, dobbiamo sbrigarci, sono le 2:30 di notte e alle 3 arriva Green Ace. Allora dobbiamo scappare, ma dove andiamo? Io non so neanche guidare la macchina. Ma è inutile scappare, lui sentirebbe il nostro odore e ci seguirebbe ovunque. Oh mio Dio, allora moriremo. No, dobbiamo creare delle trappole,
Sbrighiamoci, abbiamo solo mezz'ora di tempo. E che cosa dobbiamo fare? Prima di tutto dobbiamo serrare casa con questi assi di legno. Meno male che ci sei tu, Polletta. Ti do subito una mano. Ok, Polletta, la casa è serrata. Ma se non dovesse bastare? Questo dovrebbe bastare, ma andiamo in cameretta. Ma cosa sono tutte queste cose da bambino? Ma qui non troveremo mai niente. Ma queste sono tutte di mio fratello, non è roba mia. Ma se tu non hai un fratello? Hai ragione. Vabbè, dai, meno male che mio padre a 6 anni mi ha regalato questo. Cosa? Dei laser da super spia? A 6 anni? Ti regalavano questo? Sì, ma non perdiamo tempo, andiamoli a mettere in salone. Oh mio Dio, ma questa è una donna da sposare. Polletta, ma pensi che basteranno questi laser killer a fermare il Grimace? No, per questo ho portato anche questi. Ehi, piano, piano, piano! Mi brucierei tutta la casa! Polletta, ma tu sei un killer! E poi ho portato anche questo. È un rileva mostri super potente. Ma cos'è questo suono? Il Grimace è qui. Oh no, andiamo subito di sopra! Oddio, me la sto facendo sotto! Si sta avvicinando. Ma è chiusa la porta principale? La porta? Sei proprio un cretino. Vabbè, ci penso io, tu distrailo. Distrarlo? Ed ora che cosa mi invento? Wanzakalanka! Polletta, ha preso fuoco! Sembra che il tuo piano ha funzionato! Ok, scappiamo di sopra, Polletta! Me la sto facendo sotto! Prendi questo. Polletta, penso che lo abbiamo sconfitto. Ma cosa? Oh no, si è rialzato e sta arrivando. Ah sì? Allora userò il regalo che mi hanno fatto per gli 8 anni. Eccolo qui. Ma che cosa? Ti hanno regalato per 8 anni un fucile? E lo tiri solo fuori ora? Vieni qui, brutta bestiolina viola. Voglio ucciderti. Vieni qua, brutta bestia. Ti ucciderò. Polletti, questo è stato il roleplace della storia di Grimace. Se vi è piaciuto lasciate like ed iscrivetevi al canale per venire a giocare con noi in live. Noi ci vediamo alla prossima avventura su Brookhaven di Roblox. We'll be right back.